Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e divenne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio e è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Anche questa domenica è Giovanni Battista che ci prepara al Natale. Battista è un soprannome che vorrebbe dire battezzatore, infatti Giovanni battezzava nel fiume Giordano. Potremmo però prendere questa parola anche come battistrada. Battistrada perché Giovanni, abbiamo sentito nel Vangelo, parla di Gesù come colui che viene dopo di lui, quindi lui è il battistrada di Gesù in senso fisico, anche se dice che Gesù è più grande di lui, è prima di lui. Il battistrada è colui che guida i passi di quelli che vengono dietro e quindi in un certo senso allora Giovanni Battista ci fa da battistrada verso la grotta di Betlemme, verso Gesù che nasce tra noi e per noi. E ci chiediamo, lui è il battistrada, sta facendo dei passi, quali passi ci dice di fare anche a noi per arrivare da Gesù alla grotta di Betlemme, arrivare al Natale? Ecco, penso che ci suggerisce almeno quattro passi, anche noi diciamo vado a fare quattro passi, ma non per fare una passeggiata, eh? Quattro passi vuol dire quattro impegni molto importanti che ci preparano, ci avvicinano alla grotta di Betlemme, al Natale. Il primo passo che dobbiamo fare di questi quattro è la preghiera, ecco, quindi bisogna che questa settimana, da domani soprattutto, perché comincia domani la novena di Natale, 9 giorni dobbiamo fare questi passi, la preghiera è il primo passo importante. Dobbiamo mettere la preghiera fatta bene, per esempio al mattino quando ci alziamo, non di corsa, ma fare un momento proprio di preghiera, e poi anche alla sera prima di addormentarci un bel momento di preghiera, e poi magari anche durante il giorno trovare un momento in cui è tutto tranquillo, ci ritiriamo un attimo nella preghiera o passiamo in chiesa per una preghiera. Insomma, il primo passo verso Natale, la grotta di Betlemme, è la preghiera, e questo è molto importante. Il secondo passo è il nostro dovere. Noi ci alziamo, diciamo la preghiera, poi andiamo a lavorare. Ecco il dovere. Il lavoro, per i bambini la scuola, è importante insomma anche la famiglia, quanti doveri bisogna fare in famiglia, soprattutto per senso di responsabilità e di aiuto verso gli altri che vivono con noi. Ecco i compiti per i bambini, insomma fare le cose davvero. Fatto il dovere fatto bene però, non con stanchezza, con malavoglia, con no, vado, faccio le mie cose bene, con senso di responsabilità e di buona volontà. Poi c'è il terzo passo che potrebbe essere il servizio, che è un favore, una generosità, un piacere che posso fare una persona, un po' di volontariato, ecco, fare qualche cosa, un servizio che può essere utile a tante persone. Quando si è utili si è davvero cristiani, e quindi qualche piccolo servizio proviamo a metterlo dentro, magari fare la spesa per una persona, aiutare un anziano, trovare qualche un servizio, voi bambini, i vostri nonni, magari fare una visitina,
un piccolo servizio di aiuto. Il quarto passo, anche il sacrificio, che è da una parte un po' una rinuncia a qualche cosa, nello stesso tempo questa rinuncia diventa un dono, diventa una generosità, un'opera buona che uno può fare. Ecco questi quattro passi, andiamo a fare quattro passi verso la grotta di Betlemme, sono molto importanti. Io suggerivo qualche volta anche ai bambini, se fate il presepio, davanti alla grotta di Betlemme mettete una strada sola e poi mettete quattro protagonisti, che può essere il papà, magari un pastore, la mamma può essere una contadinella e voi bambini, e può essere le pecorelle, ecco due pecorelle, e provate ogni giorno a dire: ho fatto i quattro passi, la mamma li ha fatti i quattro passi, ha fatto una preghiera in più, ha fatto un dovere in più, un sacrificio in più, un servizio in più. Allora in base a questo uno fa fare la sua statuetta dei quattro passi verso la grotta, si avvicina alla grotta. Poi si fa come una gara, magari arriva prima la mamma o prima il papà o prima la pecorina, perché magari voi siete stati più bravi a fare questi quattro passi. Ogni giorno, ogni sera, vedere se l'avete fatti, fate quattro spostamenti verso la grotta e vediamo chi arriva primo da Gesù, cioè nel senso che uno tutti i giorni ha fatto questi bei quattro passi e si è avvicinato al Natale del Signore. Ecco questo, il battistrada Giovanni Battista ci dice: fate questi quattro passi, perché è il modo migliore per avvicinarci al Signore. E un altro pensiero però, il battistrada Battista ci indica anche la luce, perché oggi abbiamo sentito che lui è venuto come testimone della luce. La luce è Gesù, lui è il testimone, allora sarebbe il testimone quello che porta la lampada. Quando il battistrada nel buio cosa fa? Ha davanti la lampada, gli altri seguono perché lui c'ha la lampada, c'ha la pila, e allora io posso seguire perché seguo lui che c'ha la luce, mi indica la strada giusta, mi fa fare la strada buona senza cadere in qualche difficoltà, in qualche guaio. Ecco, quindi, ecco, allora cos'è questa luce? E la luce è il Vangelo, vedete. Giovanni Battista ha detto che Gesù è la verità Gesù ce l'ha portata col Vangelo, lui quindi ha questa luce che ha in mano e noi dobbiamo seguire il Vangelo che poi Gesù ci ha dato. Il Padre Celeste aveva creato il mondo con una bella luce, una bella strada dove era tutto illuminata, solo che poi gli uomini non hanno seguito la luce della parola di Dio, la luce dei comandamenti, la luce della sapienza, della verità, della giustizia, e hanno spento la lampada, hanno spento la luce, hanno rotto l'impianto elettrico che aveva creato il Signore e sono caduti nel buio, ecco, nel peccato, nelle tenebre del male. Il diavolo, dice Gesù, è il principe delle tenebre, ci ha messo pure lui il suo impegno per rovinare la luce di Dio, per distruggere le opere di bene che sono luce nel mondo e poi per creare degli impianti di luce molto fuori, sbagliati, per esempio la discoteca o il nightclub, che ci fanno pensare un pochino a un mondo senza Dio, a un mondo pieno di vizi, di peccati, eccetera, eccetera. Sono luci artificiali, luci psichedeliche che non sono la vera luce di Dio, non è il Vangelo. Giovanni Battista è il battistrada con la luce in mano. Ci dice: questo dovete seguire, la luce che Gesù ha portato, la sua verità, la sua sapienza, i suoi valori, i suoi principi. Ecco, questo Vangelo è la vostra luce, la luce del Signore. Ecco, io quando ero professore nelle superiori, un giorno ho dato un compito da fare ai ragazzi. Ho detto: scrivete così, su un foglio, una frase del Vangelo che vi viene in mente. Così, scrivete qualche frase del Vangelo, qualche parola di Gesù, no? È possibile, avete 15-16 anni, non vi ricordate. Provate, scrivete quello che vi ricordate. Che delusione. Nessuno si ricordava una frase del Vangelo. E Gesù ne ha dette tante di parole del Vangelo. Ma così al momento forse gli ho presi un po' l'improvviso, però blackout, buio completo. Poi qualcuno ha cominciato magari a ricordare qualche cosa, ha suggerito agli altri, ma però alla fine io mi sono accorto che non avevano nessuna luce in testa. Cioè il Vangelo, l'avevano fatto catechismo, erano andati a messa, così, però buio, era rimasto proprio
fuori, quella luce lì non era, non si era accesa, l'impianto elettrico era saltato, insomma, non si accendeva nessuna lampadina, e dirà, ah sì, Gesù ha detto questo, Gesù ha detto quell'altro, ha detto questa frase, niente. E quindi vuol dire che tante volte forse abbiamo bisogno anche noi di lasciarci tornare, lasciarci illuminare. Giovanni Battista ha detto, in mezzo a voi c'è uno che non conoscete, e qualche volta potrebbe riguardare anche noi, sì, conosco poco il Signore, non conosco neanche quello che Lui ha detto, quello che Lui ha insegnato, qualche cosa dovremmo ricordare, dovrebbe esserci accesa qualche luce nella nostra testa, nel nostro cuore, delle parole del Signore. Quindi vediamo proprio di riaccendere un pochino questa luce che nel mondo si è un po' spenta, il diavolo ha fatto di tutto per chiudere queste luci vere del Vangelo e di accendere altre luci che purtroppo ingannano tante persone. È come che uno va in discoteca o nel night club, cioè queste luci artificiali che non sono la luce davvero che deve illuminare la nostra vita e il nostro comportamento. E poi vi suggerisco una piccola luce che si deve accendere sulla nostra faccia, che si chiama sorriso. Questa è una bella luce, sapete, purtroppo è spenta sulla faccia di tante persone. Non sorridono più, non c'è più proprio né un sorriso dentro di loro, neanche un sorriso verso gli altri, mentre dovrebbe essere una luce sia dentro sia fuori che deve esserci sul nostro volto. Dobbiamo avvicinarci al Natale accendendo questa luce del sorriso, se no sarebbe un triste Natale, anche se c'è tante luci esterne, le luminarie, il presepio illuminato, dappertutto c'è luce, ma se il cuore è spento, noi dobbiamo essere figli della luce. E la luce si vede quando noi sorridiamo. Ecco, quindi sorridere cosa vuol dire? Anzitutto affrontare la vita col sorriso luminoso, anche se capita un po' di buio improvviso, magari perché arriva un problema, una sofferenza, una difficoltà, un incidente, un ostacolo, un lutto, eccetera, eccetera. Bisogna saper sorridere anche in queste situazioni. Ecco, dobbiamo togliere dal cuore questo buio della tristezza, dell'angoscia, della depressione, della paura, il sorriso sereno che riaccende davvero nella mente e nel cuore la speranza. Sì, vabbè, affrontiamo la vita è fatta così, ci sono dei momenti difficili, no? Se non si affronta la vita con un po' di sorriso, che cosa si fa? Insomma, si cade veramente in basso e nella tristezza più assoluta e più brutta. Quindi affrontare la vita col sorriso, le difficoltà col sorriso, ridere sopra certe situazioni in cui, vabbè, mi è capitato questo, pazienza, se andiamo avanti, si vive lo stesso, si cerca. E poi anche il sorriso nell'accostare le persone è importante, insomma, no? Accogliere gli altri, parlare con gli altri sempre un po' con un po' di sorriso, anche se certe persone sono difficili, anche se hanno un carattere un po' negativo, anche se sono litigiose, insomma, anche se mettono sempre problemi, e vabbè, sorridi anche a quelle persone lì, cioè, allora smonti un pochino le cose, sciogli un po' le difficoltà, crei attorno a te un ambiente sereno, accogliente. Tutti, e il sorriso è come un camino, no? Tutti, fa freddo, ci raccogliamo attorno al camino, un falò. Ecco, quindi quando si vede una persona che sorride, immediatamente attira attorno di sé, perché c'è tanta tristezza nel mondo, si ha bisogno di vedere un volto sorridente, di stare insieme a gente che sorride, che ti vuole bene, che ti aiuta, che ti guarda con affetto, anche se hai qualche difetto, vabbè, fa niente, insomma, sorridere anche sui propri difficoltà e su quelle degli altri. Superando queste difficoltà, queste negatività che ci sono in tutti. Ecco, questa luce del sorriso, vediamo di riaccenderla o tenerla viva dentro di noi per arrivare a un bel Natale, in cui si sorride dentro, anche se c'è qualche difficoltà, e poi si sorride a tutti, anche se anche qui c'è qualche negatività. Vediamo davvero di accendere questa luce, di andare avanti con questa luce. Allora sarà un bel Natale luminoso, luminoso soprattutto dentro il cuore e nelle nostre famiglie, nelle nostre case.